Oggi il consigliere regionale Luca Marsico e l'assessore Alessandro Sorte si sono recati in visita alla stazione ferroviaria di Fermo. L'evento è stato organizzato da Forza Italia con i suoi alleati della lista Piantanida per Fermo per promuovere lo sviluppo della stazione delle Ferrovie Nord, ritenuta uno dei momenti più importanti per lo sviluppo del territorio e per la sua mobilità. Qui Forza Italia, oltre a presentare il candidato sindaco, ha messo in piedi questa lista insieme alla Lega, a UDC e ad Una Civica, ha detto Luca Marsico. Il sindaco uscente è un rappresentante di Forza Italia. Peccato che al momento di lasciare lo scranno più alto del Consiglio Comunale abbia pensato di indicare dinasticamente il proprio successore senza sentire preventivamente il gruppo di Forza Italia. Il candidato sindaco Elena Marina Piantanida, accompagnata dalla sua squadra di candidati assessori composta da Cinzia Colombo, Giorgio Bertoni, Mattia Ludovico Piantanida e Isabella Foresti, ha guidato l'assessore alle infrastrutture e mobilità di Regione Lombardia, Alessandro Sorte, e il consigliere regionale Luca Massico di Forza Italia in una visita alla struttura. La stazione è stata costruita proprio sul confine tra i due comuni di Fermo e Lonate Pozzolo, per fornire un moderno servizio di mobilità sia verso l'aeroporto che dà lavoro a molti dei cittadini dei due comuni, sia verso Milano dove molti altri si trasferiscono quotidianamente per lavoro. La stazione che era partita in sordina e con poca utenza, ha sottolineato Isabella Foresti, è rimasta chiusa per 8 anni dopo la sua edificazione. Poi, come ha ricordato Claudia Colombo, Ferrovie Nord ci ha messo mano e con una serie di interventi l'ha fatta ripartire. Adesso ha recuperato moltissimo traffico, ha sottolineato Isabella Foresti, e i parcheggi si sono riempiti da tutto l'indotto dei paesi intorno che trovano molto comoda questa stazione. Un aumento delle fermate e lo sviluppo del parcheggio sarebbero elementi fondamentali per sviluppare il servizio che la stazione fornisce al territorio su cui insiste, hanno fatto notare i candidati. Entro settembre il servizio sarà potenziato, ha risposto Alessandro Sorte. Per quanto riguarda il servizio, il mio interlocutore è Trenord, mentre per il parcheggio, che è un'opera infrastrutturale, prima bisognerà individuare le risorse e attivare Ferrovie Nord Milano. Per le fermate c'è già un progetto in essere e partirà non oltre dicembre. Mi permetto di sottolineare che quando l'assessore Sorte prende un impegno, questo viene mantenuto, ha detto Luca Marsico. Voglio ricordare il ripristino della fermata del Malpensa Express che fu oggetto di reiterate segnalazioni da parte dei pendolari.